gallo che canta quando è vicina sera. Cari amici, benvenuti a questa nuova video recensioni a cura di Artlet Filoarchio. Oggi vi propongo il volume frutto di un incontro tenutosi il 12 giugno del 2019 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Roma III e presentato al pubblico in forma telematica il 3 maggio di quest'anno. Il teatro a Roma prima della Cortigiana di Pietro Aretino, cura di Giuseppe Crini, edito dall'Associazione Roma nel Rinascimento, è un lavoro che tocca e vuole approfondire tutta quella tradizione letteraria teatrale precedente alla prima Cortigiana di Pietro Aretino, che come sappiamo fu scritta nel 1525 e pubblicata nel 1534, e da cui il nostro ha tratto spunto da realtà che già circolavano ed erano conosciute, fra cui la Calandra del Bibbiena, che come sappiamo fu recitata a Roma nel 1514, l'Anonima Aristippia del 1524, ma anche probabilmente l'aver attinto dal prezioso testo della Lozana Andalusa dello scrittore ed editore spagnolo Francisco Delicado. Gli autori quindi si sono preoccupati di indagare il teatro a Roma e le sue composizioni durante i primi 25 anni del secolo, sviluppando una serie di argomentazioni che fra arte, spettacolo e letteratura cattureranno i lettori e tutti coloro che vorranno approfondire maggiormente queste tematiche. Il volume consta di 164 pagine, comprendenti l'indice delle illustrazioni, dei nomi e dei luoghi. Per chi lo desidera dunque, il volume Il teatro a Roma prima della Cortigiana di Pietro Aretino a cura di Giuseppe Crini è acquistabile sul sito Roma nel Rinascimento, a cui vi rimando per altre interessanti pubblicazioni e per seguire anche i loro eventi e iniziative future. Potete trovare il link per l'acquisto direttamente sotto al video e come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo sempre qui sul canale YouTube per altri video approfondimenti e recensioni targati sempre Artlet Filoarchio. A presto!